Noi sovente scegliamo grandi discorsi e non abbiamo il coraggio di quantificare. Basta guardare il bilancio dello Stato. Il nostro paese ha 4.500 miliardi di beni immobili nelle mani delle famiglie italiane, anche di più. Ha una cifra equivalente di risparmi nelle banche italiane. Il debito pubblico è di 2.200 miliardi. Quindi vuol dire che il problema del debito pubblico è inesistente e che è stato ottenuto perché abbiamo trasferito ricchezza alle famiglie. Se uno guarda dentro al bilancio dello Stato, è anche scritto come l'abbiamo trasferito, ai vecchi. Se voi togliete il bilancio dello Stato è 880 circa miliardi adesso. 80 circa vanno, 60-80 per pagare il debito, l'interesse sul debito. Poi 430, se ricordo bene, vanno all'INPS. Poi ci sono i soldi che vanno alla sanità, poi ci sono i soldi che vanno all'assistenza. Al fondo c'è qualcosa per l'istruzione, non c'è niente sostanzialmente per la ricerca, per l'innovazione, per l'arte, per la cultura. Io voglio solo dire, quei numeri lì sono lì. Quello è un meccanismo che è stato costruito durante la fase di ricostruzione, solo che allora non era così evidente perché avevi molti giovani e pochi vecchi, avevi una fase in cui il PIL cresceva molto, avevi anche un tasso di inflazione che cancellava in qualche modo questi fenomeni. Oggi questo è un problemone da affrontare. Come ne usciamo da questa situazione? Allora, io credevo che avessero più coraggio, poi mi sembra che non ce l'abbiano questi al governo. Io pensavo che loro operassero per fare in modo che la comunità europea ci cacciasse fuori dall'euro. Quello risolveva tutti i problemi. Perché? Di colpo svalutavi la moneta italiana del 50%. Quindi cancellavi metà dei risparmi degli italiani, dimezzavi il debito pubblico, dimezzavi i salari delle persone, cioè facevi pagare ai poveri tutto, molto semplice, basta uscire dall'euro. E a me stupisce che la gente che ne parla non si renda conto. Se tu non accetti un'ipotesi del genere, tu devi proporne un'altra che non può essere 2 miliardi risparmiati, non possono essere i discorsi alla Cottarelli, nemmeno i ragionamenti che senti nei partiti che si oppongono a questo governo. Tu devi proporre un qualche cosa di drastico e di radicale, cioè devi prendere dalle tasche degli italiani qualche centinaio di miliardi di euro e trasformarli in investimenti, se no non avrai lavoro per i giovani. E i giovani che studiano se ne andranno all'estero. Un discorso di questo genere però è molto difficile da fare. Molto difficile perché i giovani sono pochi, perché sono poco organizzati tra di loro, perché non sono organizzati con gli immigrati, quindi non c'è nemmeno una saldatura. È passata la tesi del tutti idiota che non c'è lavoro perché arrivano gli immigrati. Non c'è lavoro perché non ci sono investimenti, non perché ci sono gli immigranti. Non ci sono lavoro, adesso fatemi dire, perché ci sono troppi pochi giovani, perché ci fosse una pressione sociale più forte, i soldi andrebbero anche. Questi però sono problemi delicati, eh? Questo vuol dire andare a toccare una serie di questioni. Questo secondo me andava fatto nell'85, cioè bisognava farlo quando avevi ancora i partiti forti e quando questa operazione potevi cercare di darla avendo in contropartita una garanzia. Cioè, perché la gente non vuole i risparmi e se li vuole tenere? Perché pensa che il futuro sarà cattivo e così si mangerà i risparmi, perché siccome il futuro sarà cattivo i suoi soldi non varranno più niente. Ma l'altra strada, che è quella di buon senso, è tirar fuori i soldi da investire per i propri figli, per chiunque, no? Ma perché uno non lo fa? Perché non si fida di quelli a cui li dovrebbe dare. Il risultato è quello che conosciamo. Quindi il problema, secondo me, non è piccolo. Cioè, in qualche modo, quando a suo tempo ammazzarono Moro e ci fu nella storia del nostro paese una certa rottura, io la dico brutalmente, quando si decise di non modificare il patto costituzionale per pensare a una fase successiva a quella della ricostruzione, perché in fondo di lì fino agli anni 70 tu hai, diciamo, ricostruito un paese distrutto dalla guerra e con costi enormi, l'immigrazione interna e altro, sei riuscito a uscire, diciamo, dalla miseria, sei riuscito a cominciare a vedere
un po'. Lì a quel punto bisognava fare il passo dopo, pur con opinioni diverse. Adesso io non faccio, come detto, un ragionamento di questo o quel partito. Bisognava dire, signori, ognuno di noi difende degli interessi, degli ideali e dei ceti, facciamo un patto che porti questi interessi a guardare al futuro. Voleva dire il rapporto con l'Europa, voleva dire capire che la tecnologia stava cambiando. Cioè, noi da molti anni stiamo paracadutando il declino, Noi stiamo usando un'enorme quantità di denaro pubblico per evitare, come dire, forme sociali. Lo abbiamo fatto con gli operai del nord, lo facciamo col sud, lo stiamo facendo con la Val d'Aosta, con Trentino Alto Adige. Cioè, ci sono tre regioni in tutta Italia che producono il gettito fiscale su cui tutte le altre campano. Metà è la Lombardia e l'altra metà è il Veneto e in parte l'Emilia. Poi ci sono regioni come il Piemonte che, pur nel declino, insieme alla Toscana e alla Liguria, diciamo che più o meno sono lì lì, e tutto il resto dell'Italia. Cioè, se uno va a vedere la produttività di zone venete o lombarde, la Ruhr è un paese del terzo mondo al confronto. Cioè, noi quando discutevamo della Grecia anni fa, c'era chi aveva fatto i conti, aveva detto, chi aveva fatto sto conto era divertente, diceva: pigliamo tutto il debito greco e lo scarichiamo su un pezzetto della Germania. Bene, è un terzo di quello che l'Italia costa alla Lombardia. Quindi comincia ad avere anche fenomeni terribili, comincia ad avere pezzi d'Italia in cui, a ragione o a torto, è difficile garantire gli investimenti, perché questo meccanismo di esazione è sempre più costoso. Ma hai fenomeni ancora più gravi adesso, insomma. Noi parliamo dell''ndrangheta, inteso come un'organizzazione di persone che poi usa anche tecniche criminali, ma controlla il territorio al posto dello Stato. Io non sono mica così convinto che al nord sia tanto diverso. Secondo me coincidono. Allora, è in parte la stessa, perché ci sono flussi di denaro, ma la cosa che coincide è l'atteggiamento di cancellare qualunque forma collettiva di governo. Se uno va nelle zone importanti del nord, la gente si aggiusta purché la pubblica amministrazione non appaia mai tra i piedi. Chiunque ha a che fare con la pubblica amministrazione è considerato uno che è fregato. Io adesso non vorrei citare situazioni concrete o specifiche, ma insomma, effetti ad esempio di leggi come quelle sui fuochi, la Terra dei Fuochi, fanno sì che se tu fermi un camion che ha sopra del materiale tossico e nocivo, viene messo in prigione chi ha caricato il camion, perché siccome normalmente chi trasporta il camion, sovente il camion era anche rubato, e chi trasporta il camion è un nullatenente, la finanza, quando pigliava il camion di sostanze tossiche e nocive, non aveva niente in mano. L'idea molto banale è: io arresto chi ha fatto il carico sul camion. Sapete questo che cosa vuol dire concretamente in zone tipo il nord? Che non usi nessun trasportatore che non sia tedesco, e tutta una serie di cose che potresti lavorare in Italia avendo dei benefici, li trasporti all'estero. Se tu ad esempio smonti dell'elettronica in Italia e triti le schede, i materiali preziosi li fai recuperare all'industria tedesca, perché in Italia non è possibile, perché l'instabilità dei comportamenti dello Stato italiano, il rischio del trasporto e una serie di altre cose fanno sì che noi ci teniamo solo il lavoro dei marocchini che smonta i rack di elettronica. La parte di estrazione dei materiali preziosi la regala ai tedeschi. Quindi il problema di cui stiamo discutendo è spesso, è molto cambiato. Quando noi eravamo giovani, quale che fosse la forza politica nella quale uno riteneva di partecipare, avevi dei processi di partecipazione e di formazione non comparabile a quelli attuali, ma non c'è proprio paragone, mi riesce perfino difficile da spiegarlo. Io penso anche che bisogna togliersi dalla testa l'idea che è da troppi anni che si rincorre, che in fretta si trova la soluzione. Io penso che siano cambiamenti molto profondi, che dureranno decenni, che prima di capire un po' meglio dove andiamo a parare, di tempo ne passerà, e questo vuol anche dire che è ora di smetterla di inventarsi, voglio che lo dico ovviamente, di tirar fuori ogni tanto un coniglio dal cappello pensando che proprio è più bianco.
No, andare a fondo richiede del tempo, richiede dei rischi, e io penso che a questo punto però è inutile illudersi che si fa più in fretta di quello che si può fare. Cioè, uno fa più in fretta che può, ma una cosa è sicura, che fare finta vuol dire perdere tempo. Cioè, uno deve provare a fare seriamente tutto quello che riesce a fare.